meno cassa integrazione ordinaria ma incremento di quella straordinaria della mobilità con pesanti ripercussioni sull'occupazione per migliaia di lavoratori, 39.583 quelli sospesi nel semestre. L'allarme lanciato dalla FIMCISL Lombardia nel trentesimo rapporto semestrale messo a punto dall'Osservatorio Sindacale sulle crisi del settore metalmeccanico regionale. I territori maggiormente coinvolti sono Milano, 21% delle sospensioni totali nel primo semestre 2011, Brescia il 16%, Brianza il 14,1% e Bergamo l'11%, seguiti da Varese e Lecco. Cioè, le aziende che oggi sono uscite dalla crisi riescono a tenere e a svilupparsi. Le aziende che hanno perso posti di lavoro abbiano la necessità di trovare delle alternative, naturalmente alternative che siano in grado di competere sui mercati internazionali. Purtroppo anche la recente finanziaria invece è una finanziaria che si attesta su un rincaro per quanto riguarda la questione delle tassazioni, aiuti alle imprese e aiuti ai lavoratori in aziende coinvolte e niente. Sono 253 in bergamasche le aziende in crisi contro le 679 del primo semestre del 2009. 5.626 lavoratori coinvolti, erano quasi 30.000 nel 2009. 885 però i lavoratori in mobilità contro i 381 nel 2009 e gli 876 nel 2010. Proprio oggi si sono svolti tre incontri in altrettante aziende metalmeccaniche, Indesit, Frattini e Tora, queste ultime espressione chiara di una crisi ancora in atto. In realtà che complessivamente avevano più di 600 lavoratori prima occupati e oggi le nuove realtà che si collocano sul mercato competitivo rappresentano sì e no 120 posti di lavoro.